Nel 1930 Herbrand dimostrò un teorema importante che dava indicazioni precise per provare l'insoddisfacibilità di un insieme di clausole. E implicitamente questo teorema forniva anche un metodo algoritmico, per dimostrare la conseguenzialità logica di una clausola da altre. Quindi era un approccio alla soluzione del problema della conseguenzialità logica limitato però alle clausole. Formule che avessero la forma di clausola. Ovviamente il contesto del primo ordine imponeva anche per questo metodo il limite della parziale risolvibilità. E quindi, se l'insieme di clausole non fosse insoddisfacibile, l'algoritmo potrebbe non terminare mai. Però, siamo nel 1930, questo metodo che fu suggerito da Herbrand era troppo laborioso per poter essere utilizzato carta e penna in generale, e quindi non ha avuto successo. Non, è stato dimenticato fino alla comparsa degli laboratori elettronici, perché poi nel 1960 Gilmore implementò sul calcolatore la procedura di Herbrand. Quindi il programma era in grado di mostrare la validità di alcune formule semplici, però incontrava grandi difficoltà con la maggior parte delle formule della logica primo ordine. Comunque, il metodo di Gilmore poi venne migliorato da Davis Putnam, ma il grosso, veramente grosso passo avanti venne tenuto da Robinson nel 1965 con l'introduzione del principio di risoluzione. Le procedure del principio di risoluzione, vedremo nella successiva unità sintattica, erano molto più efficienti delle procedure basate sul teorema di Herbrand. E successivamente poi sono stati prodotti vari miglioramenti, ma comunque noi andremo a vedere il miglioramento un po' per eccellenza, diciamo così, che è stata la risoluzione lineare. E da qui ha avuto origine la programmazione logica, ma questo lo vedremo cominceremo a vederlo a partire dalla prossima unità didattica. Allora, dimostrare che un insieme di clausole insoddisfacibile vorrebbe provare che nessuna interpretazione le verifica tutte. La cosa non sarebbe di poco conto, come dicevamo l'altra volta, considerando che non c'è limite alle possibili interpretazioni associabili a un certo linguaggio. Herbrand dimostrò che per un insieme costituito esclusivamente da clausole è completamente sufficiente far riferimento ad un particolare insieme di interpretazioni che sono dette appunto interpretazioni di Herbrand. Quindi in pratica non dobbiamo stare a guardare tutte le infinite possibili interpretazioni di un linguaggio, ma dobbiamo limitarci alle cosiddette interpretazioni di Herbrand, un po' come ho cercato di fare io in maniera artigianale nell'esempio che ho fatto nella precedente unità didattica. Andiamo però per ordine e vediamo appunto che cos'è l'universo di Herbrand. Dato un linguaggio del primo ordine, L, l'universo di Herbrand, UL, è l'insieme di tutti i termini ground, che possono essere formati con i simboli di costante e di funzione che compaiono in L. Nel caso in cui L non abbia costanti, possiamo aggiungerne arbitrariamente alcune per formare termini ground. Per esempio, dato il programma definito px se q di f di x g di x e r di y, vedete qui abbiamo due clausole di programma definite, la seconda essendo una clausola unità, e supponendo che il linguaggio L sia costituito esattamente dai simboli che stiamo vedendo nell'esempio e non ce ne siano altri, l'universo di Herbrand sarebbe costituito da tutti i termini ground costruiti a partire da questi simboli. Quindi non abbiamo una costante, quindi neanche una costante, quindi dobbiamo introdurre una in maniera arbitraria. Introduciamo A, essendo una costante, è un termine ground. Il primo termine ground dell'universo di Herbrand è A. Abbiamo due simboli di funzione unari, entrambi, F e G. Quindi abbiamo che F di A è un altro termine ground, G di A è un altro termine ground. F di F di A è un altro termine ground, come anche F di G di A, ma anche G di F di A, anche G di G di A, e così via all'infinito. Abbiamo quindi un numero infinito di termini ground.
a costituire l'universo di Herbrand. Dopodiché, dato un linguaggio del primo ordine L, la base di Herbrand, BL, è l'insieme di tutti gli atomi ground che possono essere formati utilizzando i simboli di predicato con i termini ground dell'universo di Herbrand come argomenti. Per esempio, nel caso appunto dell'esempio precedente, abbiamo due simboli di predicato P e Q, P unario, no, tre, P, Q ed R, P ed R unari e Q binario, e quindi avremo, prendiamo il primo termine ground A, lo diamo come argomento sia P che Q che R, abbiamo P di A è un atomo ground, Q di AA è un atomo ground, R di A è un atomo ground, e questi sarebbero i primi tre elementi della base di Herbrand. Poi prendiamo il successivo simbolo, termine dell'elemento dell'universo di Herbrand, e lo diamo come argomento sia P, che a Q, che a R, insomma, componendo tutti i simboli di predicato con tutti i possibili elementi dell'universo di Herbrand, abbiamo, per definizione, andiamo a costituire la base di Herbrand. Base di Herbrand, che se abbiamo che UL ha cardinalità infinita, è infinita anche la cardinalità di BL, della base di Herbrand. Questo sono l'universo e la base di Herbrand. L'universo è tutto l'insieme dei termini ground che si possono costruire con i simboli del linguaggio, la base di Herbrand è l'insieme di tutti gli atomi ground che si possono costruire con i simboli del linguaggio. Fatte queste premesse, andiamo a vedere cos'è la preinterpretazione di Herbrand e poi cos'è la interpretazione di Herbrand. L'interpretazione di Herbrand, dato il linguaggio del primo ordine, è data dalle seguenti specifiche. Il dominio della preinterpretazione è l'universo di Herbrand stesso. Le costanti nel linguaggio sono assegnate a se stesse e nell'universo di Herbrand. Se F è un simbolo di funzione n-aria di L, allora si assegna ad F la corrispondenza n-aria da n elementi dell'universo di Herbrand a un elemento dell'universo di Herbrand, definita in questa maniera. Associamo la corrispondenza a F, che è esattamente la corrispondenza che, dati n termini, produce F applicato a quegli n termini. È un po' un trucchetto. Questa è la preinterpretazione di Herbrand. E sulla preinterpretazione di Herbrand si definisce poi l'interpretazione di Herbrand. Una qualunque interpretazione basata su una preinterpretazione di Herbrand è un'interpretazione di Herbrand. Poiché per le interpretazioni di Herbrand l'assegnamento a simboli di funzione di costante è fisso, è possibile identificare un'interpretazione di Herbrand come un sottoinsieme della base di Herbrand. Cioè, in pratica, per ogni interpretazione di Herbrand, il corrispondente sottoinsieme della base di Herbrand è l'insieme di tutti gli atomi ground che sono veri rispetto all'interpretazione data, e viceversa. Quindi, per comodità di pensiero, ma è vero, possiamo pensare l'interpretazione di Herbrand essere una interpretazione di Herbrand essere nient'altro che un sottoinsieme della base di Herbrand. Quindi a questo punto possiamo arrivare a denunciare per gradi il teorema di Herbrand. Definiamo prima che cos'è un modello di Herbrand. Se L è un linguaggio del primo ordine ed S è un insieme di formule chiuse di L, un modello di Herbrand per S è un'interpretazione di Herbrand per L che sia un modello per S. Quindi, se abbiamo un insieme di formule chiuse S, prendiamo un sottoinsieme della base di Herbrand del linguaggio con cui sono definite S, andiamo a vedere se questo sottoinsieme della base di Herbrand è un modello
rende vere tutte le formule chiuse di S. Se le rende vere, allora diremo che quella base di Herbrand, cioè quella interpretazione di Herbrand, è un modello di Herbrand per S. Possiamo abusare un pochino del linguaggio, ci riferiamo all'interpretazione di un insieme S di formule chiuse piuttosto che del linguaggio da cui le formule provengono. Normalmente si assume che il linguaggio sia composto esattamente dai simboli di costante, funzione e predicato che compaiono nelle formule dell'insieme stesso, perciò ci riferiamo all'universo di Herbrand US invece che UL della base di Herbrand, BS, eccetera. Ok. Vediamo cos'è un'istanza ground. Un'istanza ground di una clausola C di un insieme S di clausole è una clausola ottenuta sostituendo le variabili in C con elementi dell'universo di Herbrand di S. Quindi in pratica è una clausola che si ottiene sostituendo le variabili in C con elementi dell'universo di Herbrand. Allora, il teorema di Herbrand dice questo: sia S un insieme di clausole insoddisfacibile, chiedo scusa, sia S un insieme di clausole, noi diciamo che S è insoddisfacibile se e solo se esiste un insieme finito insoddisfacibile di istanze ground di clausole di S. Ovvero, c'è un corollario che sostanzialmente esprime lo stesso concetto in maniera diversa, se esso se non ha un modello di Herbrand, per la definizione di istanza ground le due definizioni coincidono. Quindi, se abbiamo un insieme di clausole, noi possiamo provare l'insoddisfacibilità di un insieme di clausole, di quell'insieme di clausole, provando che quell'insieme di clausole non ha un modello di Herbrand. E quindi sostanzialmente limitandoci a considerare solo gli atomi ground costruibili con i simboli di linguaggio in cui sono espresse quelle formule chiuse. Li andiamo a vedere tutti quanti, e poi consideriamo tutti i possibili sottoinsiemi di questi insiemi di una base di Herbrand. Si intende che se la formula, l'atomo ground fa parte del sottoinsieme, lo supponiamo vero, se non fa parte del sottoinsieme, lo supponiamo falso. E il problema è che abbiamo un numero enorme, molto probabilmente infinito al quadrato di base di possibili modelli di Herbrand, di interpretazioni di Herbrand, quindi di eventuali modelli. E quindi andare a vedere che non ha un modello di Herbrand e un certo insieme di clausole potrebbe comunque essere troppo oneroso. Cioè, se sono infiniti è infattibile, anche se fossero finiti sarebbe troppo oneroso. Da qui la necessità che pensò Gilmour di implementare la procedura sul calcolatore. Quindi sostanzialmente il metodo c'era, però non è stato, ripeto, applicato fin quando non si è arrivati sostanzialmente alla regola di Robinson, che è una derivazione di questo metodo in qualche maniera. Appunto, che il facciamo un esempio. Supponiamo che l'insieme in questione sia costituito da queste due formule chiuse, PDA, che è una formula chiusa, ground, ed è anche una clausola, perché è una clausola composta da un solo letterale, ma è una clausola. E un'altra formula pure chiusa, esiste x tale che not p di x. Questa, come vediamo, è una formula chiusa, certo. Ma non è una clausola, non è una clausola perché c'è il quantificatore esistenziale qui e non il quantificatore universale. Allora, questo insieme di clausole qui, scusa, di formule chiuse qui, non di clausole, ha effettivamente un modello,
Pensiamo per esempio a un modello che abbia come dominio della preinterpretazione 0 e 1, in cui la costante A stia a indicare l'elemento 0 e in cui la proprietà P è una proprietà che assegnerebbe a 0 il vero e a 1 il falso. Quindi cioè, P di 0 sarebbe vero e invece P di 1 sarebbe falso. E allora, se A sta per lo 0, P di A, cioè P di 0, sarebbe vero, e quindi questa sarebbe verificata da questo modello. Poi quest'altro direbbe che non esiste un oggetto del dominio, che esiste un oggetto del dominio per cui P di questo oggetto è falso. Effettivamente sì, questo oggetto del dominio esisterebbe, sarebbe l'oggetto 1, per cui per 1 P è falso. Quindi certamente questa interpretazione qui è un modello per entrambe queste forme, quindi è un modello per S. Però se andiamo a vedere i modelli di Erbrand, di questo insieme di formule chiuse, questo insieme di Erbrand avrebbe sostanzialmente, dei possibili insiemi di Erbrand sono questo qui, l'insieme vuoto, e cioè supponiamo che nessun termine ground del linguaggio sia vero, oppure supponiamo che il termine ground del linguaggio P di A sia vero. Purtroppo non ci sono altri termini ground del linguaggio e quindi la base di Erbrand effettivamente è bella che finita, sarebbe questa qui. L'unico altro sottoinsieme oltre a se stessa è l'insieme vuoto. Queste sono le uniche due interpretazioni di Erbrand e vediamo che questo ovviamente per definizione non è un modello perché sta dicendo che questa è falsa. Questa dice che questa è vera. Ma non è un modello per questa qui, perché questa non è vera in quanto che non esiste un altro atomo ground che è compreso nella base di Erbrand e non compreso in questo sottoinsieme. E quindi sostanzialmente la IH2, l'interpretazione di Erbrand 2, neanche è un modello per questa formula qui, quindi non essendo un modello per questa formula qui non è un modello per S. Quindi in pratica il teorema di Erbrand vale solo per clausole. Quindi se vale solo per clausole è importante capire che questa non è una semplificazione, non è una perdita di generalizzazione perché lo stiamo per vedere. Perché premesso che una forma si dice messa in forma normale congiuntiva prenessa se è costituita da una disgiunzione di clausole, cioè una disgiunzione di una congiunzione di disgiunzione di letterali, una forma si dice in forma normale congiuntiva prenessa se è una congiunzione di disgiunzione di letterali dove tutte le variabili che compaiono in tutti questi letterali sono quantificate o esistenzialmente universalmente, quindi è una formula chiusa. Premesso questo, cioè il significato di forma normale congiuntiva prenessa, noi diciamo che si può provare che per ogni formula chiusa S esiste una formula G logicamente equivalente ad F tale che G è in forma normale congiuntiva prenessa. E per dimostrarlo andiamo a vedere un procedimento che sostanzialmente riduce una formula chiusa, quindi anche un insieme di formule chiuse, le può ridurre in clausole. Cioè vediamo adesso un procedimento tale per cui possiamo prendere una formula chiusa e tradurla in un insieme di clausole, una qualunque formula chiusa. È una metodica che consiste in l'applicazione di 9 passi di trasformazione. La illustriamo. Concludendo con questo procedimento, questa è una unità didattica.
utilizzando direttamente un esempio concreto. Qui abbiamo una formula chiusa, perché ogni istanza di variabile che vediamo qui compare sotto l'azione di un quantificatore, in questo caso di quantificatore universale. Abbiamo tre variabili, x, y, anzi due variabili, x ed y, e non ci sono istanze di queste variabili che compaiono fuori dal campo d'azione di un quantificatore universale, in questo caso. Quindi è una formula chiusa. Il primo passo della metodologia richiede di eliminare i simboli di implicazione utilizzando la semantica del connettivo logico dell'implicazione materiale, quindi A implica B equivale a not A or B. In questo caso, quindi, la forma viene trasformata in quest'altra, in cui ad esempio P di x implica tutta questa formula qui è stata tradotta in not P di x or tutta questa formula qui. Anche questo simbolo implicazione qui, P di y implicava P di f di xy, è stata tradotta in not P di y or P di f di xy, e anche questo qui è stato tradotto in not or. Il secondo passo della metodologia consiste nel ridurre i campi d'azione del connettivo di negazione fino ad applicarlo a predicati, cioè fino ad arrivare a formule atomiche. Per esempio, questo connettivo di negazione è già applicato alla formula atomica, va bene. Questo connettivo di negazione è già applicato a una formula atomica, va bene. Questo connettivo di negazione qui invece è applicato a un quantificatore, non va bene. Quindi deve entrare dentro, entrando dentro fa diventare questo qui un esiste, un esiste. Poi verrebbe però questo entrando dentro applicato a una disgiunzione. Quindi tramite De Morgan può entrare ulteriormente dentro. A questo punto però la disgiunzione diventerebbe una congiunzione di letterali che verrebbero però splittati di valore di età. Questo che era negato diventerebbe positivo e diventerà positivo, e questo che era positivo diventerà negativo. Sì, infatti. Abbiamo che concentriamoci su questa parte qui, questo simbolo di negazione è entrato dentro. Ha fatto diventare il quantificatore universale un quantificatore esistenziale, questa che era una disgiunzione l'ha fatto diventare una congiunzione e ha cambiato i valori di verità dei letterali. Quello che era negativo è diventato positivo e quello che era positivo è diventato negativo. Il terzo passo consiste nella rinominazione delle variabili, cioè in pratica ogni quantificatore deve avere la sua variabile. Qui abbiamo come indice, diversa dagli altri. Qui abbiamo il quantificatore universale, qui abbiamo AX come variabile indice, questo AY, va bene, poi abbiamo un quantificatore esistenziale che ha pure Y come indice del campo d'azione, ma questo va rinominato, questa deve diventare una Z. E abbiamo, cioè diventare una W, stessa cosa. Il quarto passaggio è l'eliminazione dei quantificatori esistenziali. È il passaggio più delicato di tutta la metodologia, quindi lo guardiamo con calma. Il procedimento di eliminazione dei quantificatori esistenziali si chiama scolemizzazione e va distinto in due casi. Bisogna andare a vedere se il quantificatore esistenziale che andiamo ad eliminare compare dentro il campo d'azione di un quantificatore di uno o più quantificatori universali o no. Nel caso in cui compaia dentro il campo d'azione di quantificatori universali, il quantificatore stesso si rimpiazza con un'occorrenza della variabile, si rimpiazza ogni occorrenza della variabile con una funzione di Skolem. Viene detta così dal nome del ricercatore che per primo ha adottato questa procedura. E una funzione di Skolem, quindi una funzione arbitraria che non fa parte del linguaggio originario L, i cui argomenti di questa funzione sono le variabili quantificate universalmente nel cui campo d'azione il quantificatore esistenziale compariva. Per esempio,
supponiamo di avere questa formula dove esiste un quantificatore esistenziale applicato a una variabile z, il quale compare nel campo d'azione di due altri quantificatori universali, due quantificatori universali per altre variabili, quantificatore universale x e quantificatore universale y. E quindi tutta questa tripletta di quantificatori si applica alla formula che va da qui fino a qui. In questa formula qui compare la formula z quantificata esistenzialmente, compare due volte, una volta qui e una volta qui. Quello che dobbiamo fare adesso è rimpiazzare ogni occorrenza della variabile z con una funzione di Skolem che sarà arbitraria, la chiamiamo g, che sarà funzione di cosa? Funzione delle altre due variabili, cioè x ed y, nel cui campo d'azione che erano variabili quantificate universalmente, nel cui campo d'azione compariva il quantificatore esistenziale che stiamo eliminando. Ok, e quindi questa sarebbe la formula risultante. Questo nel caso in cui, è quello che accade, nel caso in cui il quantificatore esistenziale che eliminiamo compare nel campo d'azione dei quantificatori universali di altre variabili. Nel caso invece in cui questo non è vero, e cioè il quantificatore esistenziale non compare, la questione è più semplice perché basta eliminare la variabile quantificata esistenzialmente, rimpiazzandola con una costante arbitraria che non è una costante del linguaggio, viene definita costante di Skolem, vale a dire esiste un oggetto del dominio che gode di questa proprietà, adesso però io non so qual è questo oggetto del dominio, quindi non posso assegnargli una particolare costante del linguaggio, gli assegno una costante arbitraria, che non è una costante del linguaggio, è una costante che mi invento io e che mi sarebbe a rappresentare sostanzialmente una qualunque costante del linguaggio. Questo lo posso fare se il quantificatore esistenziale non compare nel campo d'azione di un quantificatore universale. Se compare nel campo d'azione di un quantificatore universale, torniamo al caso precedente, quindi devo rimpiazzare non con una costante di Skolem, ma con una funzione della variabile quantificata universalmente nel cui campo d'azione il quantificatore esistenziale compariva. Questo procedimento, ripeto, si chiama skolemizzazione e serve per eliminare i quantificatori esistenziali. Fatto questo, che era un po' lo scoglio più importante, dobbiamo trasformare, qui adesso ricolleghiamoci alla formula di prima, e nella formula di prima avevamo un quantificatore esistenziale che era questo qua giù, e andiamo a vedere, questo quantificatore esistenziale compare nel campo d'azione di un quantificatore universale, qui abbiamo due quantificatori universali, uno che quantifica su y, che inizia qui il campo d'azione e finisce qui, e quindi non ci siamo. Però questo esiste v compare nel campo d'azione di quest'altro quantificatore universale, perché questo qui si applica a tutta la formula. E quindi questa W, se non mi sono sbagliato con le questa W che compare al secondo argomento di Q, nonché compare all'unico argomento di not P, deve essere rimpiazzata con una funzione di Skolem di S, se non vado errato, se non ho sbagliato con le parentesi. Quindi vado un attimo a vedere. Non mi sono sbagliato con le parentesi, effettivamente la W qui scompare e viene rimpiazzata da una funzione di Skolem g applicata ad x, perché il quantificatore esistenziale compariva nel campo d'azione di questo quantificatore universale. E qui dentro not p c'era la W, adesso c'è g di x, perché la W è stata rimpiazzata con g di x, dove g viene detta funzione di Skolem e x è questa variabile qui. Bene. Dicevo, fatto questo passaggio, che era il passaggio più ostico, andiamo verso la conclusione di questa unità andando a vedere gli ultimi tre passi, quattro passi. Il quinto è la conversione in forma prenessa, e cioè in pratica anticipiamo tutti i quantificatori universali, non c'è a questo punto nessun problema logico. Poi dobbiamo mettere la matrice che sarebbe
La matrice è la formula senza i quantificatori, le mettiamo la matrice in forma congiuntiva normale, e cioè applichiamo, se c'è da farlo, sì, c'è da farlo, perché qui abbiamo un OR, cioè abbiamo un letterale in OR con una congiunzione. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo distribuire l'AND sul... no, scusa, in questo caso l'OR sull'AND, e quindi quel che viene fuori, utilizzando la proprietà distributiva, è questa congiunzione di disgiunzioni. È un po', bisogna stare attenti quando si fanno queste trasformazioni, perché non è facile seguire l'ordine delle parentesi e vedere bene quali sono i campi d'azione dei quantificatori, nonché anche dei connettivi, però ecco, con calma. Vedete che questo è il risultato. Dopodiché possiamo semplicemente eliminare i quantificatori universali, perché non ci servono più, anzi, se lo facciamo prima era meglio, nel passo precedente. E poi che cosa andiamo a fare? Andiamo a eliminare i simboli di congiunzione, perché diventano sottintesi, perché ricordiamoci che una congiunzione altro non è che è equivalente all'insieme dei suoi congiunti dal punto di vista logico. Quindi eliminiamo i simboli di congiunzione e le formule diventano queste qui. E l'ultimo passaggio è nella standardizzazione a parte delle variabili, cioè dobbiamo far sì che ogni clausola che abbiamo così prodotto con questa metodologia abbia le sue clausole, perché ogni clausola è indipendente dalle sue variabili, perché ogni clausola è indipendente dalle altre, quindi nei procedimenti che andremo a vedere di risoluzione, avere che due o più clausole hanno all'interno nominata la stessa variabile potrebbe portare a degli errori nei procedimenti poi meccanici di derivazione mediante risoluzione. E quindi dobbiamo assolutamente cambiare il nome alle variabili, cioè non può essere che due variabili abbiano nominata, due clausole abbiano nominata una stessa variabile al proprio interno. Bene, con questo si conclude anche questa unità didattica. Nella prossima vedremo prima per clausole ground e poi per clausole non ground.